Ang Boracay ay tahimik, mayumi, mahinako. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking pisingin. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito. Benvenuti a Radio Tuscia Events, allo speciale. In studio oggi una persona veramente speciale, un avvocato, la dottoressa Piera Angius. Benvenuta Piera. Grazie, bentrovati. Allora Piera, so che terrai una rubrica su Radio Tuscia Events che parlerà di argomenti legati a argomenti attuali e legati ad un filo conduttore che è quello della donna, della tutela della donna sotto vari aspetti. Ci vuoi anticipare qualcosa? Allora sì, innanzitutto salve a tutti, e gli argomenti saranno appunto relativi sia alla violenza di genere e tutto quello che comporta la violenza di genere, la normativa di riferimento, il tutto chiaramente in relazione a quelli che sono i fatti di attualità. In particolare poi tratteremo anche di un reato purtroppo molto frequente, che è quello dello stalking, e quindi diciamo andremo un po' a trattare sia dal punto di vista penale che dal punto di vista civile quelle che sono poi le tutele che l'ordinamento dà per nei confronti, ecco, di questo tipo di aspetti, di problematiche. Allora Piera, il primo argomento che affronterai sarà quello dello stalking. Che cos'è questo stalking? Allora, il termine, come è evidente, è un termine inglese che non è stato usato dal nostro legislatore per disciplinare il reato, in quanto il termine effettivamente usato, che troviamo appunto nel codice penale, è quello di atti persecutori. Ed è disciplinato all'articolo 612 bis del codice penale. La norma è stata introdotta abbastanza di recente, infatti soltanto nel 2009, e volendo dare una definizione, potremmo proprio partire da quella che dà la norma stessa, che è contenuta appunto in questo articolo che ho appena citato. E che magari affronterai più nel dettaglio nella prima puntata. Sì, poi scenderemo nel dettaglio. Volendo adesso fare un accenno, diciamo lo stalking appunto sia quando vengono poste in essere una serie di condotte reiterate nel tempo. Questa è proprio la caratteristica principale, che non si tratta di un singolo episodio ma di più fatti che possono consistere in vari tipi di azioni. Non so, telefonate, mandare email, messaggi, pedinare la persona magari facendo degli appostamenti sotto casa, sotto il luogo di lavoro. Quindi poi insomma le condotte, come vedremo, possono essere le più svariate, e questo chiaramente poi genera una situazione, ecco, di angoscia, addirittura fa proprio cambiare quelle che sono le abitudini della vita della persona. Piera, una domanda: ma le donne denunciano lo stalking oppure diciamo quelle che denunciano sono una minoranza? Purtroppo diciamo, devo dire che non, forse sono una minoranza, nel senso che molto spesso c'è anche un timore nei confronti della persona che pone in essere questo stalking. Alle volte purtroppo sono anche magari persone con cui queste donne hanno avuto comunque un rapporto affettivo, quindi
a maggior ragione spesso non c'è una, come possiamo dire, una ribellione, ecco, da parte della vittima, che molto spesso subisce, anche se dobbiamo tenere presente che comunque le forme di tutela ci sono e dovrebbero essere utilizzate. Ci sono anche delle forme che non sono una vera e propria denuncia, che è quella dell'ammonimento, cioè la donna può rivolgersi alla polizia in quel caso senza anche fare una querela, e poi il questore ammonisce chi ha posto in essere una di queste condotte in modo appunto che l'evento non si ripeta. E poi ci sono anche altre forme di tutela, insomma, di cui andremo a parlare. Ecco, allora adesso facciamo la prima pausa e mandiamo il primo brano. Vi aspettiamo in studio con l'avvocatessa Piera Angius e continueremo a parlare di stalking e degli argomenti che affronterà successivamente. We'll be right back.
Bentornati in studio con lo speciale sullo stalking e la violenza di genere, in studio l'avvocato Piera Angius, che ci stava parlando appunto di stalking e l'argomento è veramente interessante. Avvocato, allora continuiamo a parlare di stalking e volevo farti una domanda riferito a quello che ti ho chiesto prima, cioè le donne che non denunciano episodi di stalking, ma secondo te non denunciano perché scambiano questi episodi per affetto, per manifestazioni di amore, oppure soltanto per paura? O entrambe le cose, ovviamente. Diciamo che forse sono un po' entrambe le cose, perché potrebbe essere che la vittima poi tema che diciamo lo stalker, a seguito di una denuncia, poi faccia degli atti magari così per vendicarsi della denuncia, o comunque del fatto che la donna non tolleri appunto questa situazione. Quindi io credo che potrebbe essere un po' per entrambe le cose, però è importante ricordare alle donne che le forme di tutela ci sono nel nostro ordinamento e che è importante utilizzarle e quindi non subire, ecco, questo genere di azioni che, insomma, dello stalking o comunque di altre ipotesi analoghe, ecco. Ma le donne possono essere anche frenate dalla paura poi di essere giudicate da parenti, amici, e che in qualche modo magari ritengano colpevole la donna e non l'uomo, perché questo potrebbe essere anche un atteggiamento diffuso. Questo potrebbe essere un altro problema, ma allora a questo punto il problema è più che altro, credo, culturale, che non un problema che vada ricercato nelle forme di tutela che fornisce l'ordinamento. Piera, quindi probabilmente è anche un discorso culturale legato al territorio, ed è vero, sì, forse non è soltanto un problema di mancanza di legislatura, quanto appunto è un problema culturale. Quindi, Piera, le donne hanno paura anche dei risvolti culturali dello stalking. E volevo chiederti anche questo: accompagnato allo stalking ci possono essere anche fenomeni di violenza? Sì, possono esserci purtroppo anche fenomeni di violenza legati alle percosse, legate alle lesioni, fino purtroppo situazioni ancora più gravi di vera e propria violenza fisica, violenza sessuale nei confronti della donna. Quindi diciamo che il panorama relativo al forme di violenza può assumere, diciamo, è piuttosto variegato, ecco, quindi può essere da una mera violenza psicologica a una vera e propria violenza fisica, entrambe chiaramente comunque gravi e entrambi diciamo che necessitano di tutela sicuramente. Ecco, perché spesso parlando di violenza si pensa alla violenza fisica, invece esiste anche un altro tipo di violenza, che è quella psicologica. Esattamente, e questo lo vediamo proprio e soprattutto nel reato di stalking, dove forse la violenza fisica è l'aspetto meno frequente, è proprio più frequente quella psicologica, che avviene in queste condotte reiterate di appunto di mandare messaggi, mail, telefonate, quindi decine e decine di telefonate nell'arco della giornata, di messaggi, appostamenti. Ecco, in tutti questi casi comunque la persona non è vittima di violenza fisica nel vero senso del termine, però tutto ciò chiaramente genera una situazione di profondo disagio, ansia e mutamento di quelle che sono proprio le abitudini di vita della donna. Che poi si tratterebbe di capire qual è peggiore, se la violenza fisica o la violenza psicologica, ma qui dovremmo chiedere a uno psicologo. Piera, facciamo la seconda pausa, invitiamo i nostri ascoltatori a ritornare in studio dopo il prossimo brano.
prima ve la farei. Dentro agli occhi delle donne ci sta il mondo tutto intero per noi, che c'è solo l'amore vero. Noi che non ci gireremo mai dall'altra parte e che prima di dormire salutiamo. Noi diciamo ti amo senza avere problemi, sempre alla stessa donna perché siamo sinceri. E se noi che vogliamo un'altra e un'altra donna e basta, tutte uguali, tutte comunque sia. Cos'è questa frenesia a pensarci veramente, a pensarci bene nessuno sa cosa sia. E passiamo le notti con amori distratti, noi che ci dimentichiamo, noi che dopo ci addormentiamo. Bentornati in studio allo speciale di Radio Tuscia Evans. Oggi con me c'è l'avvocato Piera Angius, che ci sta parlando di due argomenti veramente molto attuali e molto interessanti: lo stalking e la violenza di genere. Piera, quando una donna si rende conto, finalmente si rende conto di essere vittima di stalking, che cosa deve fare esattamente? Quali sono le prime mosse che deve mettere in atto? Allora, la prima forma di tutela sicuramente è quella della denuncia querela, per la quale la donna, da quando si sono verificati i fatti, ha un termine di 6 mesi. Da sottolineare la durata di questo termine, che è più lunga di quella ordinaria, per così dire, che è normalmente di 3 mesi per presentare una querela. In questo caso il legislatore l'ha proprio raddoppiata, proprio per aumentare, diciamo, la tutela nei confronti della donna. Tuttavia può, se non intende, ecco, per così dire, da subito presentare una querela, può anche rivolgersi presso la polizia, ad esempio, e in quanto c'è un provvedimento di cui accennavo prima, che ha un carattere invece amministrativo e non penale, che è quello appunto dell'ammonimento del questore. Quindi quando la donna non ha ancora presentato querela, può pensare di utilizzare quest'altro strumento. Poi va ricordato che presso tutte le squadre mobili di Polizia di Stato vi è proprio una sezione specializzata contro le violenze sessuali in danno di donne e minori, in caso di mobbing e stalking, quindi possono già appunto rivolgersi alle forze di polizia per appunto rappresentare l'accaduto. Ecco, scusa se ti interrompo, sì. Hai detto una cosa molto importante, perché noi spesso ci focalizziamo solo sulla violenza contro le donne, invece c'è un altro problema grande, che è quello della violenza su minori, della quale se ne parla un po' meno. È come se ci fosse ancora più pudore ad affrontare questo argomento. Sì, purtroppo vi è anche quest'altro aspetto, e intesa anche da sottolineare non solo la violenza appunto sul minore in senso diretto, ma il minore proprio in queste situazioni, che magari alle volte avvengono anche in ambiti appunto familiari, è vittima di quella che viene chiamata violenza assistita, cioè il fatto per il minore di essere presente magari in situazioni di violenza in ambito familiare, in cui il minore non è appunto la vittima diretta, ma diciamo per così dire indiretta, e quindi anche in quel caso però si trova appunto in una
in una situazione che necessita di tutela, come necessita di tutela quando invece è proprio il minore ad essere vittima di certo, violenze. Ma i minori in entrambi i casi sono ancora più violentati, perché per un figlio vedere la propria madre magari certo, che viene picchiata dal genitore, oppure subire lui stesso percosse, insomma, immagino che sia un'esperienza devastante. Poi vorrei anche ricordare che esiste un numero verde nazionale, il 1522, che è attivo 24 ore su 24 e offre assistenza psicologica e giuridica alle donne vittime di violenza e le indirizza appunto presso poi gli sportelli allestiti nelle questure, quindi è un ulteriore strumento e anche piuttosto semplice, appunto basta una telefonata. Quindi ricordate, il numero è il 1522, attivo 24 ore su 24. Adesso passiamo al prossimo brano e vi ricordo di ritornare in studio. Bentornati in studio con la nostra avvocato Piera Angius e oggi abbiamo proprio affrontato degli argomenti veramente interessanti. Ma avvocato, si parla anche di femminicidio, termine molto particolare. La legge che cosa ci dice sul femminicidio? Allora, innanzitutto va fatta una precisazione: il termine femminicidio viene effettivamente usato dalla stampa, giornali, per indicare episodi di violenza o di
purtroppo anche di uccisione di donne. In realtà il termine però appunto non viene usato dal legislatore, in quanto la disciplina di riferimento proprio in merito al cosiddetto femminicidio è contenuta in una legge del 2013 che in realtà presenta una serie di interventi normativi proprio per inasprire i trattamenti punitivi degli autori di reati nei confronti delle donne e quindi diciamo non è una legge che introduce un singolo reato ben specifico. Piera, hai detto che la legge risale al 2013, ma diciamo che è una legge recentissima. Perché 2013? Quindi prima che cosa c'era? Il vuoto? Allora, no, diciamo non c'era il vuoto, nel senso che comunque, ad esempio, il reato di violenza sessuale è stato introdotto, gli articoli 609 bis e seguenti sono del 1996, però una cosa va detta, sicuramente la tutela della violenza di genere è piuttosto recente, perché il nostro codice penale nella stesura tradizionale non solo non prevedeva una tutela specifica della donna, ma possiamo dire che per alcuni aspetti era anche discriminatorio nei confronti della stessa. Penso ai reati fortunatamente oggi abrogati, come quello di adulterio, per esempio, che riguardava appunto soltanto la donna. La legge invece cui facevo riferimento prima, quella del 2013, è in realtà poi una legge che ha ratificato una convenzione proprio sul in tema di tutela della violenza di genere, che è quella di Istanbul, che appunto risale al 2011 e ha trovato ratifica soltanto poi 2 anni dopo in Italia. Quindi fino a qualche anno fa le donne potevano anche andare in carcere per adulterio. Sembra fantascienza, invece è una legge che è stata abrogata pochissimo tempo fa. Ma sì, diciamo che ad esempio mi viene anche in mente il fatto che era appunto punito sul solo adulterio da parte della moglie, e poi ad esempio la punizione del concubinato del marito era prevista solo se teneva la concubina nella casa coniugale. Quindi diciamo delle cose che oggi ci appaiono quasi assurde, quasi anacronistiche, ma ricordiamo che queste norme sono state dichiarate incostituzionali dalla Consulta soltanto nel 1969, quindi proprio pochissimo tempo fa. Appunto, quindi non stiamo parlando di 2 secoli fa, insomma. Del resto poi il codice penale è del 1930, quindi insomma relativamente recente. E vorrei dire un'ultima cosa proprio su questo aspetto, che prima ho accennato appunto a reati di violenza sessuale, soltanto nel 1996 questo tipo di reato è stato introdotto nell'ambito dei delitti contro la persona, perché in precedenza, fino a tale data, rientrava tra i delitti contro la morale pubblica e il buon costume. Quindi si parla di violenza sessuale nel senso che noi oggi la intendiamo soltanto a partire, insomma, da qualche decennio, 1996, praticamente ieri, insomma. Sono cose che a sentirle oggi fanno venire i brividi. Allora, Piera, passiamo al prossimo brano in scaletta, poi rientriamo in studio e per l'ultimo intervento, perché vedo che ci siamo quasi alla fine del programma. Vi aspettiamo dopo. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired.
before the day I met you. Life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, and you make me feel, and you make me feel I'm a natural woman. See, when my soul was in a lost and found, you came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me, till your kiss helped me make it. Allora, bentornati in studio con Piera Angius. Avvocato, è stata veramente abbiamo affrontato argomenti veramente interessanti e io ho scoperto delle cose delle quali non ero a conoscenza. Spero che anche i nostri ascoltatori siano rimasti soddisfatti degli argomenti che abbiamo trattato. Leggevo pochi giorni fa che in Russia hanno ripristinato una legge per la quale ammettono la violenza su mogli e figli. Che cosa ne pensi? Beh, cosa ne penso? Sicuramente anacronistica e veramente fa rabbrividire, ecco, pensare di rendere legittima la violenza in questo senso. Però appunto vi è anche da dire che tutto sommato, pensando a quello che è la storia nel nostro paese della tutela della donna, diciamo non possiamo certo vantarci di aver adottato delle tutele da moltissimo tempo, proprio in relazione a quello che abbiamo detto prima del ad esempio appunto del reato di violenza sessuale, inteso come lo teniamo oggi soltanto, insomma, a partire dal 96, quindi non siamo poi così avanti da un certo punto di vista. Pensa, Piera, che in Africa c'è una tribù, non mi ricordo quale etnia, dove sono le donne a comandare e sono loro che possono picchiare i mariti. Addirittura lì il divorzio è molto semplice, perché basta spostare l'amaca e le donne quindi sono libere, hanno subito divorziato. Mi piacerebbe che da noi ci fosse una legge simile, che è molto paritaria. Sì, sarebbe auspicabile, interessante questa cosa. Stiamo parlando di Centro Africa, quindi a volte si pensa che l'Africa sia più retrograda, no? No, io credo che noi abbiamo molto da lavorare proprio per quanto riguarda l'aspetto della cultura, quindi ancor prima che per quanto riguarda diciamo l'aspetto delle forme di tutela che vengono dopo. La cultura è veramente la base su cui bisogna lavorare. Piera, quando andranno in onda le tue puntate? Il sabato, vero, mi sembra di ricordare? Sì.
E quindi diamo appuntamento al prossimo sabato ai nostri ascoltatori con il tuo programma. Vi ricordo quindi che sabato prossimo andrà in onda questa nuova rubrica sul diritto con in studio l'avvocato Piera Angius. E vorrei dire anche questo: se avete dei quesiti particolari, se avete delle domande, se avete delle curiosità, andate sulla nostra chat o sulla nostra pagina Facebook e inviateci la vostra domanda. L'avvocato sarà felicissima di rispondervi. Vi ricordo l'avvocato Piera Angius sabato prossimo a Radio Tuscia Evans. Avvocato, salutiamo i nostri ascoltatori. Un saluto a tutti e alla prossima!